Nelle feste natalizie qualcosa faremo, anzi più di qualcosa, ma lo faremo come gli altri sindaci italiani, con sobrietà. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a parlare della decisione di tagliare i luminari animazione per le feste natalizie e sulla povertà in aumento aggiunge a Benevento al bando di solidarietà hanno aderito 3.000 persone, a Napoli 6.000. E in calza tocca al governo intervenire e subito, altrimenti, il rischio di collere sociali si avvicina. Ma resta drammatica in città anche la situazione del comune. All'interno della crisi andiamo a toccare quelli che sono proprio i bassi fondi dell'organizzazione. Manca, e noi lo stiamo dicendo da un po' di tempo, quella che è una programmazione. Noi siamo e restiamo ancora oggi la città con il più alto tasso per quanto concerne il, i canoni di pagamento per la tassazione locale. Poi Romano torna sul Natale d'Austerity. Ci auguriamo, conclude, che qualcosa possa cambiare. Noi la vediamo francamente come una scuola. La vediamo come una via di uscita alla mancata programmazione, al mancato realismo di quello che sta succedendo in città. Noi abbiamo serracinesche che si abbassano. Questo oramai susseguirsi del fermo del comparto porterà anche ad un disagio sociale. Noi, francamente, siamo oh, non oh, stupiti, allibiti da questa, da questa situazione. Tante attività, specie in particolar modo quelle che operano nel perimetro, nel perimetro urbano vengono da un periodo di crisi che non sta a me spiegare è noto a tutti.